Lettura di Matteo capitolo 8. Quando scese dal monte, grandi folle lo seguirono. Ed ecco che un lebbroso si avvicinò, gli rese omaggio e gli disse: Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi. E Gesù, stesa la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. Immediatamente l'uomo fu purificato dalla lebbra. Quindi Gesù gli disse: Bada di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè perché serva di testimonianza. Quando Gesù entrò a Capernaum, un centurione venne da lui supplicandolo con queste parole: Signore, il mio servo è a letto in casa paralizzato e soffre terribilmente. Gesù gli disse: Verrò e lo guarirò. Il centurione rispose: Signore, non merito di averti sotto il mio tetto, ma di solo una parola il mio servo verrà guarito. Anch'io infatti sono sottoposto all'autorità di altri, e ho dei soldati sotto di me, e a questo dico: va, e lui va, e a un altro: vieni, e lui viene, e al mio schiavo: fa questo, e lui lo fa. A quelle parole Gesù si meravigliò, e a coloro che lo seguivano disse: In verità vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. E vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno gettati fuori nelle tenebre. Là piangeranno e digrigneranno i denti. Gesù disse poi al centurione: Va, che avvenga proprio quello in cui hai avuto fede. E in quell'istante il servo fu guarito. E Gesù, entrato in casa di Pietro, vide la suocera di lui a letto con la febbre. Quindi le toccò la mano e la febbre sparì. Allora la donna si alzò e si mise a servirlo. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati e lui espulse gli spiriti con un semplice comando e guarì tutti quelli che stavano male per adempiere ciò che era stato detto tramite il profeta Isaia. Lui stesso ha preso su di sé le nostre malattie e ha portato le nostre infermità. Vedendo intorno a sé la folla, Gesù diede il comando di passare all'altra riva. E uno scriba, avvicinatosi, gli disse: Maestro, ti seguirò ovunque tu vada. Ma Gesù gli rispose: Le volpi hanno tane e gli uccelli del cielo hanno nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare la testa. Quindi un altro discepolo gli disse: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Gesù gli rispose: Continua a seguirmi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Gesù salì in barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco che in mare si scatenò una grande tempesta, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma lui dormiva. E andarono a svegliarlo dicendo: Signore, salva, ci stiamo per morire! Ma lui disse loro: Perché avete così tanta paura, uomini di poca fede? Quindi si alzò e rimproverò i venti e il mare, e si fece una grande calma. Allora gli uomini, meravigliati, dissero: Ma chi è quest'uomo? Gli ubbidiscono addirittura i venti e il mare. Quando arrivò all'altra riva, nella regione dei Gadareni, gli andarono incontro due indemoniati che venivano dai luoghi di sepoltura. Erano talmente violenti che nessuno aveva il coraggio di passare per quella strada. Ed ecco che si misero a gridare dicendo: Che cosa vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo. Lontano da loro c'era un grande branco di porci al pascolo e i demoni supplicavano Gesù dicendo: Se ci espelli, mandaci nel branco di porci. Così lui disse loro: Andate. Quindi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, l'intero branco si lanciò dal precipizio giù nel mare e morì nelle acque. Allora i guardiani dei porci fuggirono e, andati in città, raccontarono tutto, compreso il fatto degli indemoniati. Tutta la città andò dunque incontro a Gesù e, quando lo videro, lo pregarono di andare via dalla loro regione.